In mezzo alle montagne c'è il lago d'Orta. In mezzo al lago d'Orta, ma non proprio a metà, c'è l'isola di San Giulio. Sull'isola di San Giulio c'è la villa del barone Lamberto, un signore molto vecchio, a 93 anni, assai ricco, possiede 24 banche in Italia, Svizzera, Hong Kong, Singapore, eccetera, sempre malato. Le sue malattie sono 24. Solo il maggiordomo Anselmo se le ricorda tutte, le tiene elencate in ordine alfabetico in un piccolo taccuino. Asma, arteriosclerosi, artrite, artrosi, bronchite cronica e così avanti fino alla Z di zoppia. Accanto a ogni malattia Anselmo ha annotato le medicine da prendere, a che ora del giorno e della notte, i cibi permessi e quelli vietati, le raccomandazioni dei dottori. Stare attenti al sale che fa aumentare la pressione, limitare lo zucchero che non va d'accordo con il diabete, evitare le emozioni, le scale, le correnti d'aria, la pioggia, il sole e la luna. Certe volte il signor Lamberto sente un dolorino qui o lì, ma non riesce ad attribuirlo con precisione ad una delle sue malattie e allora domanda al maggiordomo: Anselmo, una fitta qui e l'altra lì? Numero 7, signor barone, l'ulcera duodenale. Oppure: Anselmo, ho di nuovo quelle vertigini, ma che sarà mai? Numero 9, signor barone, il fegato. Ma ci potrebbe essere anche lo zampino del numero 15, la tiroide. Il barone confonde i numeri. Oh, Anselmo, oggi vado malissimo con il 23. Le tonsille? Ma no, il pancreas. Col suo permesso, signor barone, al pancreas abbiamo assegnato il numero 11. Cosa mi dici? Il numero 11 non è la cistifellea? Cistifellea 5, signor barone. Controlli lei stesso. Beh, non importa, Anselmo, non importa. Che tempo fa? Nebbia, signor barone. Temperatura in diminuzione. Neve sull'arco alpino. Non sarà mica ora di andare in Egitto, no? Il barone Lamberto possiede una villa anche in Egitto, a due passi dalle piramidi. Ne ha un'altra in California e poi una sulla Costa Brava in Catalogna e una sulla Costa Smeralda in Sardegna. Possiede pure appartamenti ben riscaldati a Roma, Zurigo e Copenaghen. Ma d'inverno, più che altro, va in Egitto a scuocersi al sole le vecchie ossa, specialmente quelle lunghe, il cui midollo è tanto importante perché è la fabbrica dei globuli rossi e dei globuli bianchi. Così, anche quella volta vanno in Egitto. Ah, però ci restano poco. Difatti, succede che durante una passeggiata lungo il Nilo incontrano un santone arabo e fanno un po' di conversazione con lui. In seguito a questo incontro, il barone Lamberto e il maggiordomo Anselmo volano in Italia col primo aereo e tornano a chiudersi nella villa sull'isola di San Giulio a fare certi esperimenti. Passa del tempo e non sono più soli. Nelle soffitte della villa, ora, ci sono 6 persone che giorno e notte ripetono il nome del barone. Lamberto, 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 Lamberto. Comincia la signorina Delfina, continua il signor Armando, finisce il signor Giacomini, attacca la signora Zanzi. E poi tocca al signor Bergamini, quindi alla signora Merlo, ed ecco di nuovo il turno della signorina Delfina. Fanno un'ora a testa, di notte, 2 ore. Lamberto, 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 Lamberto. Alla signorina Delfina ogni tanto viene da ridere, perché prima di addormentarsi pensa: ma che razza di lavoro! Ma a cosa potrà mai servire? Oh, i ricchi sono matti! Gli altri 5 non ridono e non si fanno domande.
Sono ben pagati perché ricevono uno stipendio pari a quello del Presidente della Repubblica, più vitto, alloggio e caramelle a piacere. Le caramelle sono per quando gli si secca la lingua. Ma di che cosa dovrebbero darsi pensiero? Lamberto, Lamberto, Lamberto! Anche la domenica, anche il giorno di Natale, anche l'ultima notte dell'anno. Essi non sanno che in ogni angolo delle soffitte sono nascosti tanti piccoli microfoni cui corrispondono in ogni punto della villa minuscoli altoparlanti altrettanto invisibili. Ce n'è uno sotto il cuscino nel letto del bagno del barone, uno dentro il pianoforte nel salone delle feste. Ce ne sono due nel bagno padronale, uno fa corpo con il rubinetto dell'acqua fredda, l'altro col rubinetto dell'acqua calda. In qualunque momento si trovi in cantina, in biblioteca, in sala da pranzo o al gabinetto, il barone Lamberto pigia un bottone e ascolta: Lamberto, Lamberto, Lamberto. Anche il maggiordomo Anselmo, almeno una volta ogni mezz'ora, controlla che lassù, nelle soffitte, il lavoro proceda senza interruzioni, che il nome sia pronunciato esattamente, che ogni sillaba abbia giusto rilievo, che i sei si guadagnino onestamente il pane e le caramelle. Il barone in principio non è del tutto soddisfatto. Ma ta retta, Anselmo, egli si lagna. La maiuscola non si sente. Purtroppo, signor barone, non esiste un modo di pronunciare le maiuscole diversamente dalle minuscole. La lingua parlata ha di queste manchevolezze. Lo so, ma è ben fastidioso. La L iniziale del mio nome suona esattamente come la L di lumaca, lucertola, lecca-lecca. È deprimente. Mi domando come abbia potuto tollerare il grande Napoleone che la N del suo nome imperiale avesse lo stesso suono di quella di navalmeccanico, notolino, natica. Naso, nausea, nittitazione, aggiunge Anselmo. Ma che vuol dire nittitazione? L'atto di aprire e chiudere rapidamente gli occhi. Il barone riflette. Dovrebbero almeno sforzarsi, mentre pronunciano il nome, di vederlo con gli occhi della mente, con la sua grande L in primo piano. Questo si può fare, disse Anselmo. Metteremo su tutte le pareti della soffitta dei cartelli con il nome scritto in stampatello perché lo vedano mentre lo pronunciano. Ah, buona idea! E poi bisognerebbe avvertire la signora Zanzi di non tenere così lunga la seconda sillaba di Lamberto, smorzando la terza. Ne risulta un effetto di belato. Beh, che bisognerebbe evitare a tutti i costi. Sarà fatto, signor barone. Se permette, allora, pregherò anche il signor Bergamini di non separare troppo nettamente le tre sillabe del nome. Ne risulta, se così posso esprimermi, un effetto da stadio calcistico. Sembra l'invocazione di un tifoso. Lamberto, Lamberto! Provvedi, Anselmo, provvedi. E da parte loro ci sono richieste? La signora Merlo vorrebbe il permesso di lavorare a maglia quando è il suo turno. Ha concesso, purché non le venga in mente di contare i punti ad alta voce. E poi il signor Giacomini vorrebbe l'autorizzazione a pescare dalla finestra della soffitta nord che guarda a picco sull'acqua. Non ci sono pesci nel lago d'Orta. Sì, gliel'ho fatto osservare. Gli ho spiegato che il Cusio è un lago morto. E ho risposto che per lui l'importante è pescare, non prendere pesci. E che un lago morto o un lago vivo, per un vero pescatore, sono assolutamente la stessa cosa. Vabbè,
Allora s'accomodi. Il barone si alza, aiutandosi con i suoi due bastoni dal pomo d'oro massiccio, fa tre passi zoppicando, vedi il numero 24 zoppia, fino al divano più vicino e vi si lascia cadere. Pigia un altro bottone e si pone in ascolto. Lamberto, Lamberto, Lamberto. Ah, questa è la voce della signorina Delfina. Sì, signor barone. Oh, che bella pronuncia. Si distingue benissimo ogni lettera del nome che, come tu, Anselmo, avrai notato, è composto di lettere tutte differenti. Anche il mio, se il signor barone permette. Sì, anche il tuo. E anche Delfina. Ah, sono belli i nomi in cui nessuna lettera compare più di una volta. Qualche volta sono belli anche gli altri. La povera mamma, per esempio, si chiamava Ottavia, un nome in cui la T è raddoppiata e la A è ripetuta. Ah, ma nel suo caso questo suonava molto bene. Però mi dispiace che mia sorella abbia voluto battezzare Ottavio il suo unico figlio. Ottavio. Ottavio comincia e finisce con la stessa vocale. Le due O fanno l'effetto di due parentesi. Ah, un nome tra parentesi, che roba! Sarà per questo che l'Ottavio mi è tanto antipatico. Non credo che lo lascerò erede di tutte le mie ricchezze. Purtroppo non ho altri parenti. No, signor barone. Tutti morti prima di me, tranne l'Ottavio. E lui sarà lì che aspetta il mio funerale, si intende. Ah, abbiamo notizie del caro nipotino? No, signor barone. L'ultima volta ha chiesto in prestito 25 milioni per pagare un debito di gioco. È stato un anno fa. Ah, sì, ricordo. Li aveva persi ai birilli da quel vizioso che è sempre stato. Beh, Anselmo, preparami una camomilla. Il barone Lamberto possiede la più ricca collezione di camomille del mondo. Contiene camomille delle Alpi e degli Appennini, dei Pirenei e del Caucaso, delle Sierre e delle Ande, perfino delle valli himalayane. Ogni tipo è catalogato in appositi scaffali con un cartellino su cui sono indicati il luogo, l'anno e il giorno della raccolta. Suggerirei, dice Anselmo, una campagna romana del 1943. Ah sì, fa tu. Un giorno all'anno la villa apre cancelli e portoni e i turisti possono visitare la collezione del barone Lamberto, quella delle camomille, quella degli ombrelli, quella dei pittori olandesi del 600. Arrivano i visitatori da ogni parte del mondo e i barcaioli d'orta che li trasportano all'isola con le loro barche a remi o a motore. Fanno affari d'oro e d'argento.